Ciao, questo è il primo di quattro video in cui andremo a lavorare con il metronomo per migliorare il nostro timing. In questo video andremo a mettere il click del metronomo in battere, quindi dei quattro sarà il più semplice perché è quello che facciamo di solito. Quello che ti chiedo di fare è quando senti il click del metronomo, poi vai a scandire tutti i quattro sedicesimi mentalmente. Io adesso te lo faccio a voce, però se no normalmente dobbiamo avere come una ghiera che gira e ci fa scandire bene tutti questi quattro sedicesimi. Con il metronomo a velocità molto basse, qui useremo a 50 circa, ma puoi anche scendere comunque a 40. Diventa importante scandirli questi sedicesimi per poi essere preciso. Quindi abbiamo il sedicesimo, il click. All'interno noi dobbiamo andare a contare fino a 4. 1, 2, 3 qua, 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 1, 2, 3 qua. Mentalmente dobbiamo avere questa cosa che gira. Poi sopra ti propongo 8 step in cui andiamo sempre sullo stesso giro armonico, quindi usiamo le note Mi, Do, Sol e Fa diesis, ma lo useremo in maniera ritmica diversa. Allora, innanzitutto Mi, Mi a vuoto della corda di Mi, il Do tasto 3 della corda di La, il Sol tasto 3 della corda di Mi, il Fa diesis tasto 2 della corda di Mi sempre. Nello step 1 andiamo a suonare insieme al metronomo, cioè in battere, e la nota deve essere lunga questi 4 sedicesimi, quindi non dobbiamo staccarla mai. Poi certo, se la nota decade prima della fine del 4 quarto ci sta, ma non devi tu interromperla. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, Cerca sempre di scandire a 1, 2, 3 qua, 1, 2, 3 qua, 1, 2, 3 qua. Ok, adesso te lo facevo con la voce, però normalmente devi pensarlo. O se riesci a farlo anche a voce, inizialmente comunque va benissimo. Nel secondo step andiamo a suonare in levare di ottavo, cioè andiamo a entrare sul terzo sedicesimo. Un due ta a un due ta a un ta a un ta a un ta a. Questa nota che entra sul terzo sedicesimo deve poi andare lunga anche sul quarto perché si tratta appunto di un ottavo, quindi abbiamo sempre le stesse note. 3 e 4 un pa. Un pa a un pa a un pa a un pa a. Cerca di far caso che quando entra il click non ci deve essere più il suono di basso che hai fatto entrare sul 3, 3, 4, sull'1 il basso deve andare via perché lì c'è una pausa. Quindi o con la mano sinistra alleggerisci o con la destra cerchi, senza far sentire, di stoppare la vibrazione della corda. Nel terzo step, questi sedicesimi che ci immaginiamo andiamo a suonarceli tutti. Ta a a a ta a a a ta a a a ta a a a ta a Quindi andiamo a legare quello che mi immagino con quello che vado a suonare paro paro. Nello step 4 andiamo sul terzo sedicesimo e suoniamo il terzo e il quarto sedicesimo. Quindi noi abbiamo un pappa, un pappa, un pappa, è simile al secondo, ma abbiamo le note 3 e 4 da suonare tutte e due. 3 e 4 un pappa, un pappa. Ok? Esercitati, chiaramente io adesso te li faccio vedere un po' veloce. Tu avrai sempre l'audio alla fine dove vado a fare tutti gli 8 step suonando 2 volte ogni step con il basso, ma il mio invito è quello di farlo senza basso, perché col basso comunque avresti un punto di riferimento, mentre invece devi diventare bravo a farlo senza punti di riferimento, quindi devi tu avere la consapevolezza di dove si trova ogni sedicesimo. Nello step 5 suoniamo il primo ed il secondo
sedicesimo. Nel secondo sedicesimo lasciamo poi andare la nota lunga anche sul 3 e sul 4. Quindi avremo 1, 2, e 4, o. 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua. Nello step 6 entriamo in levare di sedicesimo, quindi andremo a suonare il secondo sedicesimo e poi anche qua lasciamo andare la nota lunga. Un pa a a, un pa a a, un pa a a, un pa a a, un pa. Anche qua attenzione a staccare bene, a non far sentire quando c'è il click il suono del basso, potresti lasciarlo lungo e solo contare, mentre invece cerca di rispettare al massimo la scrittura. 3 e 4 o stacco. Ok, io devo proprio contarlo quel click come un, quindi dove non c'è il suono del basso. Questo era lo step 6. Nel 7 andiamo a suonare il quarto sedicesimo, quindi rimane un pa, un pa. Anche qua, dopo aver suonato il quarto, stacchiamo bene la nota. 3 e 4 o 1. Qua attenzione a non cadere sul battere, perché la forza del battere, del click, è molto attrattiva sull'andarci a suonare sopra, quindi bisogna farci un po' attenzione. Abbiamo fatto il settimo step e poi l'ultimo, invece andiamo a suonare il secondo e il terzo sedicesimo. Quindi qua la difficoltà più grande secondo me è la lettura, perché comunque se guardi nella lettura non è ben chiaro, perché abbiamo tanti sedicesimi e dovresti segnarti dove cade il battere dei quattro movimenti. Quindi qua noi abbiamo un ta ta, un ta ta, un ta ta, un ta ta. Qua la cosa anche facile è perdersi il battere, perché dobbiamo contare questi due sedicesimi, il quarto che è il finale e poi l'uno che è l'iniziale. Ricordo è sempre nell'uno qua che abbiamo il nostro segno di metronomo. 3 e 4 o un pa pa un pa pa un pa pa un pa. Questi sono i primi 8 step con il metronomo in battere. Negli altri video andremo a spostare il click del metronomo sul 2, sul 3, sul 4, aumentandone di molto la difficoltà. Quindi prova prima bene questi e se non riesci ancora a dominare questi, poi con gli altri ti troverai ancora peggio perché sono più difficili. Quindi non aver paura di rimanerci un bel po' di tempo qua sopra. Ci vediamo al prossimo video, grazie per aver seguito fino alla fine.